Mi hanno chiesto di preparare una torta che sapesse di tiramisù, ma questa è meglio. Per questa ricetta il nostro migliore amico sarà proprio lui, un frullatore nel quale faremo tutto. Quindi aggiungo subito due uova, poi aggiungo 60 g di olio di semi, potete usare anche un altro tipo di olio se non vi piace. Poi aggiungo anche 60 g di eritritolo oppure potete usare anche lo zucchero. Chiudo e frullo il tutto. Perfetto, ci siamo. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. E adesso aggiungiamo le farine. Qui ho 70 g di farina di grano saraceno. Potete anche sostituirla con un altro tipo di farina che usate o che vi piace. Poi aggiungo 30 g di farina di mandorle, anche qui potete acquistare la farina di mandorle oppure frullare le mandorle finemente con un frullatore. La farina di mandorle in questo caso renderà la nostra torta sofficissima, una nuvola. E infine aggiungo 5 g di lievito per dolci. Chiudo e frullo il tutto. Ok, vediamo un attimo la consistenza. Perfetta! Avete visto quanto è veloce preparare un impasto per una torta nel frullatore? Ora prendo uno stampo per crostate, il mio è da 18 cm di diametro, lo unto con della margarina che faccio in casa io e l'ho infarinato. Se voi volete usare uno stampo più grande dovrete raddoppiare le dosi. E ora verso l'impasto all'interno. E ora siamo pronti per infornare nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 15-16 minuti. Ora, sempre nel frullatore, metto 150 g di anacardi. Io li ho messi in ammollo tutta la notte. Anche qui aggiungo un cucchiaio di eritritolo, oppure se volete usare lo zucchero potete usare quello. E poi aggiungo un cucchiaio di latte di soia. Per ora ne aggiungiamo solo uno e se vogliamo la crema un po' più appunto morbida ne aggiungiamo ancora. Chiudo e frullo. Andiamo a vedere la consistenza. Perfetta, bella cremosa. Quindi se vedete che c'è bisogno di aggiungere ancora del latte di soia, aggiungetelo piano piano. Ora prepariamo il nostro caffè. Allora, ci siamo, intanto abbiamo sfornato anche la nostra crostata morbidissima e adesso andiamo a bagnarla con il nostro caffè. Se volete potete dolcificare il caffè oppure anche lasciarlo così, decidete voi come vi piace. Diana, ma quanto caffè stai usando? Sono circa 80 grammi. Ok. Ora aggiungo uno strato di cioccolato, io sto usando in realtà la nocciolata fatta in casa con la nostra ricetta, voi se volete usare quella potete farlo oppure potete semplicemente sciogliere del cioccolato. La crema che abbiamo preparato prima invece la metto in una sac à poche e ora faccio dei ciuffetti sulla mia crostata. Sopra aggiungo ancora della granella di noci, del cacao amaro. Sembra una torta appena uscita dalla pasticceria, Diana. Bellissima. Bella, E voi che ne pensate, ragazzi? Ditecelo qui sotto nei commenti, guardate che bella. Ditemi quello che volete, ma non vedo differenza tra questa torta e una appena uscita dalla pasticceria. Guardate che bella. ma prima di assaggiarla, ragazzi, lasciate un mi piace a questo video, condividetelo, mi raccomando, come sempre supportateci. È solo grazie a voi se noi siamo qui oggi a condividere questa meraviglia con tutti voi. Pronti? 3, Prontissimi. 2, 1. No, vabbè, cioè, Wow! ragazzi miei, Completamente inzuppata di caffè. cioè questa qua credo che sia una delle torte più belle che abbiamo fatto, Diana, vero? Wow! Vado. Mamma mia, ragazzi, questa è più
più buona del tiramisù. L'ho detto. Le batte tutte queste qua. Mamma mia. Sì? Troppo più buona? Buona.